Presidente, oggi la prima riunione del Consiglio del Parco, con quale spirito si appresta a svolgere questo compito? Oggi è stato il primo esordio, e quindi ho avuto anche la possibilità di conoscere il resto del consiglio, dove ci sono praticamente professori, anche a distanza, che abbiamo avuto appunto tramite internet la convocazione, Roma, Siracusa, insomma Ragusa, e quindi devo dire che sono contento anche degli interventi che si sono susseguiti da parte degli altri componenti del Consiglio, e lo spirito è quello di volere fare. Partendo da un ragionamento, perché io ho una formazione, diciamo, provengo e sono incardinato nel Dipartimento dei Beni Culturali dal 91, quindi prima in sovrintendenza a Caltanissetta, poi direttore del Museo Archeologico di Caltanissetta, oggi presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, con diciamo, l'incarico di dirigente responsabile per i beni architettonici, storici, artistici, paesaggistici e etnoantropologici. Quindi devo dire che in primis la tutela, la valorizzazione, la fruizione e la salvaguardia sono praticamente i pilastri su cui, diciamo, si fonda la mia formazione. Partendo da questo ragionamento, praticamente in questo spazio di tempo che ho a disposizione, praticamente come presidente, cercherò di dare il massimo contributo per appunto rendere ancora la Valle dei Templi, quale sito e scrigno dal punto di vista archeologico paesaggistico, uno dei maggiori a livello europeo, forse mondiale, per cui darò tutto il mio contributo per portare avanti tutte quelle iniziative che possano ulteriormente valorizzare ancora la Valle dei Templi.